Eccoci qua. Appuntamento numero 4 della Fondazione a portata di mano con i tuoi cavalieri dell'Apocalisse. Vediamo se te li ricordi. Uno. Soldi. Due. Salute. Tre. Denaro. No. Tempo. Continui a dire Io soldi continuo in a tutte dire le salse. soldi. Ciao Tempo. Luisa. Tutto tempo e soldi. Diciamo, brava. Salute, tempo e soldi. Non era difficile, 7 anni è molto più complicato. Allora, quanto abbiamo? E la cosa, e queste sono un po' le tre cose, le tre fenomenali grandiose aree della nostra vita che rendiamo estremamente solide e che rendiamo da qualche parte più grande di noi e che ci impediscono di scegliere, no? Quindi ovunque stiamo usando la scusa perfetta, ovunque ci siamo creati la scusa perfetta dei soldi, del tempo e della salute per non scegliere di più per noi. Come sarebbe iniziare a guardarlo? E innanzitutto io la prima domanda che ho da fare, che è assolutamente odiosa, ed è che cosa amo di questo che non sto riconoscendo? Perché molto spesso se continuiamo a mantenere in piedi qualcosa nella nostra vita, c'è qualcosa del venir fermati, del tirare il freno a mano che ci piace che non stiamo riconoscendo. Quindi sì, questa è una domanda che considererei, no? Quale, che cosa amo di questo che non sto riconoscendo? Posso dire una cosa? Please. Volevo dirti che mi sembra di non stare tanto bene, non riesco a seguirti. Capisco esattamente di cosa stai parlando. Questo è un modo in cui si usa la salute per evitare di scegliere qualcosa. Sì. Come scusa, no? Come si rende qualcosa più grande di noi, Sì, no? è proprio Ed per è. invalidare la nostra Sì. E scelta, no? alla fine stiamo parlando di soldi, salute. E tempo e quanto dietro ci sono dei business che a livello mondiale sono stratosferici, no? Dietro la salute, quante persone hanno interesse rispetto alla salute? Quante persone hanno interesse rispetto al desiderio di soldi e avere un'energia tipo non ce n'è mai. Perché una domanda che mi stavo facendo è quanti esperti ci sono e quanto noi stiamo rinnegando il nostro sapere in queste aree, no? Quanto nel campo dei soldi dovresti avere un consulente finanziario o comunque sicuramente è uscita una nuova legge, una nuova cosa e quindi qualcuno la sa più lunga di te e usiamo questo per invalidare il nostro sapere. Quanto nella salute ci affidiamo ai cosiddetti esperti piuttosto che solo in prima battuta, non come qualcosa di sostitutivo, ma come informazione aggiuntiva, chiedere al nostro corpo, chiedere che cosa è richiesto qui per me. Quanto viviamo bombardati dal punto di vista che non c'è mai tempo, no? Che questo bianconiglio di Alice nel Paese delle Meraviglie è lì con l'orologio a scandire il tempo e dire che non ce n'è abbastanza e che non puoi. Che tipo che giorno sono 24 ore, no? Da qualche parte, che non c'è abbastanza tempo. Quindi tutto quello che abbiamo reso uno più grande di noi, due più solido e reale, e da qualche parte al quale stiamo abdicando il nostro potere. Come sarebbe iniziare a guardarlo e dire ok, e quali altre scelte ho a disposizione io che nessun altro ha? E mi sta venendo in mente una cosa. Ovunque abbiamo costruito qualcosa su un sistema di tre appoggi per essere ben solidi e ancorati a questa realtà, no? Stavo vedendo come soldi, tempo e salute sono molto interconnessi. Lo Ci sgabello sono della un sacco. Ci sono un sacco limitazione. di modi di dire che sono anche trasversali, tipo, no? Oh, vabbè, ma cosa, non ti lamentare finché c'è la salute, no? In generale, non ti lamentare per i soldi, non ti lamentare per il lavoro, finché c'è la salute, no? E ci sono un sacco di cose, tipo il tempo e denaro, ok? E tipo. Giocano insieme nella stessa arena, tanto. Sì, sembra di avere come. Tipo una moneta a tre facce, no? E ovunque la tiri, becchi bene. Cioè, nel senso, quando scegli una dalle tre, in questa realtà vinci. Perché se Esatto. dici non ho soldi, non sto bene o non ho tempo, è tipo proprio la scusa. Adesso stiamo parlando un po' come scusa, no? Però stiamo parlando di quanto usiamo queste tre
questi tre aspetti per non scegliere, per non fare una domanda. E io mi ricordo quanto ero un pochino più giovane di adesso, che avevo quasi un... era quasi una risposta istintiva. Tipo, se mi veniva chiesto qualcosa di nuovo, per me è tipo, ah, non lo so, devo vedere perché, bla bla bla, e poteva essere perché sono molto impegnato in questo momento, oppure, ah, non sto tanto bene, oppure sì, ma quanto costa, no? E iniziare a rendere sempre qualcosa più grande della scelta. E anche della tua capacità, oltre che di scegliere, di attualizzare, no? Perché una cosa che io notavo è quanto la scelta crea. Non è che, non è al contrario, che la creazione è a portata di mano e quindi poi scegli, e che scegli, e a quel punto inizi a arrangiare le cose attorno a te, e le cose attorno a te iniziano ad arrangiarsi affinché quella cosa possa avvenire, no? Quindi magari vediamo, non lo so, qualcosa che ci piace tantissimo in una vetrina, abbiamo deciso che è qualcosa che scegliamo, a quel punto ci chiediamo, ok, che cosa dovrei, quale azione dovrei fare per attualizzare questo nella mia vita? Che sia indossarlo, che sia comprarlo, che sia riceverlo in regalo. Quando scegli, veramente le infinite possibilità ti si dispiegano davanti ai piedi come un tappeto rosso, ma come tanti tappeti rossi, no? E basta semplicemente scegliere quale adopereremo, no? Quindi come sarebbe avere anche totale allowance di noi rispetto a tutte le volte che scegliamo delle, tra virgolette, scuse o giustificazioni. E beh, sono delle ottime scuse, no? Quindi in realtà funzionano molto bene. Dire, ah, non ho tempo, ah, non ho soldi, ah, non so, i miei genitori non si sentono bene, ho un problema di salute. Ma semplicemente riconoscere che forse quella cosa non la desideriamo fare. Possiamo usare queste come scuse, ma magari non la desideriamo fare. Invece, come sarebbe piuttosto di tutte le cose che desideriamo scegliere, togliere dall'equazione soldi, tempo e salute. E iniziare a chiedersi, se il problema, che cosa mi piacerebbe scegliere? Se la salute non fosse un problema, cosa mi piacerebbe scegliere? Se tutto questo non fosse così solido e reale, significativo come lo sto rendendo, cosa mi piacerebbe scegliere? Che cosa posso scegliere io? E tra l'altro abbiamo anche delle domande. Abbiamo delle domande, lo stavo per dire io. Stavo guardando le domande, ce le abbiamo sia qua che qua. Mm-hmm. E te ne leggo una. Vai. Sono brava a creare soldi per quello che voglio fare, ad esempio una classe. Però poi non ne ho più per altro, vestiti, bollette, eccetera, eccetera. Come si esce da questo inghippo? Come si esce da questo inghippo sono due parole. Uno, scelta. Due, chiarezza. Ai soldi un'energia che piace parecchio è quella della chiarezza, e se leggete il libro Uscire dal debito gioiosamente o frequentate una classe di fondazione, se ne parla, si chiama Creare consapevolezza finanziaria, quel capitolo nello specifico, e ha a che fare con invitare l'energia della chiarezza, e cioè accendere la luce in tutti i nostri sgabuzzini nei quali abbiamo messo i nostri fantastici scheletri dell'armadio, dove non vogliamo sapere quanto costa una cosa, dove concludiamo e decidiamo che in quel negozio non ci entreremo mai, e dire ok, veramente affrontare con totale allowance e con totale presenza l'argomento soldi e chiederci quanto costa vivere la mia vita ad oggi. E quanto mi piacerebbe che costasse vivere la mia vita oggi? E in quel calcolo, in quel foglio di Excel, ci aggiungiamo tutto quello che desideriamo. È come se iniziassimo a fare veramente shopping per la nostra realtà. E magari, non so, ci piacerebbe portare i nostri fidanzati a uno spettacolo teatrale una volta al mese. Sto già contando di avere parecchi fidanzati, quindi sembra che sarà una cosa più costosa di altro, no? Ok, come sarebbe iniziare a guardare nel posto dove vorremmo andare a teatro e iniziare a vedere che cosa danno, dove ci piacerebbe andare, se c'è una tessera, se andiamo una volta al mese che poi ci regalano l'ultimo spettacolo, per dire, no? Iniziare a informarsi, la chiarezza è davvero una di quelle cose chiave per iniziare a fare shopping per la nostra realtà. E quindi al posto di rendere il costo di qualcosa o la possibilità che costi più di quanto ci aspettavamo una cosa terribile che ci mandi nel panico, affrontarla noi in prima battuta e dire ok, quanto costa questa cosa qui? Cosa ci vorrebbe generare questo e più nella mia vita? E quando hai chiarezza di quanto ti costa vivere la tua vita attuale e la vita che ti funzionerebbe vivere, puoi iniziare a chiedere quella somma e puoi iniziare a chiedere ok, quante ore in più dovrei lavorare? Che cos'altro dovrei aggiungere alla mia vita per creare questo?
Tu che cosa diresti rispetto a questa domanda? Io passerei alla domanda successiva. Prego io, allora. Come creare con facilità più di quanto posso spendere? È un'ottima domanda. È una domanda molto interessante. Ci sono degli aspetti, non so se la persona è qua online, se tu fossi presente puoi dire ehi, ciao, sì, l'ho fatta io. Ci sono due aspetti interessanti legati a questa domanda che chiederei alla persona, che sono: primo, se è disposto ad avere facilità nella tua vita e che cosa intendi con facilità, chiederei anche. E l'altra domanda è legata a il termine che viene utilizzato in questa formulazione, che è più di quanto posso spendere, ok? E tipo, stai scegliendo di spendere, sei obbligato a spendere, stai dimostrando spendendo che hai soldi, e ci sono un po' di energia, no? Legate ai soldi. Tipo, c'è un bellissimo libro di Access che si chiama I soldi non sono il problema sei tu. Ed è un pochino il punto di partenza diverso, no? Quindi è un'ottima domanda, ci sono un sacco di aperture, semplicemente con queste 8-10 parole che formano questa domanda: come creare con facilità più di quanto posso spendere? Ed è una di quelle domande che, per esempio, durante una sessione, durante una classe, sarebbe interessante approfondire con il presente. Luisa scrive, è mia, non si smuta ma si dichiara. Brava Luisa. E tra l'altro vorrei aggiungere che di tutti questi argomenti di cui adesso stiamo parlando, no? Soldi, tempo e salute, ci sono delle sezioni dedicate nella classe di fondazione che riguardano creare qualcosa che funzioni per te oltre a quello che ti è stato dato per buono, no? Da qualche parte, oltre a quello che oltre un po' quasi all'energia di sopravvivenza, no? Che esiste molto presente nelle nostre realtà, secondo un po' anche a prescindere dagli strati sociali, no? Cioè un po' un punto di vista di carenza che puoi berti o puoi surcreare. E surcreare è un bellissimo neologismo che si usa in Access, è proprio creare oltre, creare al di là. Vedere che cosa funzionerebbe per me e puntare più verso questo rispetto ad accontentarsi o adeguarsi, no? A una qualche forma di scatola. Quindi poi ci sono delle conversazioni molto più, anzi estremamente pragmatiche. Access sono degli strumenti pragmatici per cambiare la tua vita. L'idea è che tu li possa usare sempre. Posso dire una cosa sui soldi? Assolutamente. Io le varie volte che ho partecipato a delle classi avevo la disponibilità per partecipare alla classe e poco altro. Dopo la classe, nei mesi successivi, ho sempre visto quanto l'espansione e quello che ricevevo io dalla classe contribuisse a aumentare, no? Il volume degli affari, dei clienti, dei lavori, le entrate in generale. E una delle cose che ho proprio scelto a un certo punto, ed è stato sì un po' di tempo fa, di andare più nel dettaglio sulla parte dei soldi, e mi sono reso conto quanto divertimento può esserci, quanto può essere divertente avere a che fare con i soldi e quanti punti di vista limitanti mi portavo dietro su tutto. E ci sono un sacco di strumenti, sia durante la fondazione, sia come contenuti anche gratuiti o libri, che permettono di cambiare in maniera molto pragmatica questa cosa, la relazione con i soldi, qualunque essa sia in questo momento. Però l'inghippo è questo, dovete sceglierlo, dovete farli. I soldi non sono un problema, tu lo sai, è zeppo di strumenti, sì. Esercizio di come diventare denaro, sono domande e risposte. Però cosa succede? Che poi uno non ha mai tempo. Esatto. Oppure sta male, non riesce a farlo. Oppure sta male mentre lo fa. Esatto. Okay. Sì, però al di là di questo, sceglie di farlo ugualmente. Sono proprio le cose che vanno a braccetto. Mm. Questi tre argomenti sono così meravigliosi, questi tre topic che sono soldi, tempo e salute.
bisogno di essere genitori, perché a me, come dico, soldi mi viene in mente. Soldi, denaro, grana, grana, cash. Sì. E, ok, abbiamo forse l'ultima domanda qui scritta, la vogliamo fare? Vai. Come so creare il termometro soldi interiore impostato sulla sopravvivenza, sull'avere abbastanza, sull'avere appena abbastanza per puntini puntini, e che immancabilmente ad ogni entrata in più porta ad avere anche una spesa in più. Secondo me... Che cosa amo di questo che non sto riconoscendo? Che cosa amo di questo che non sto riconoscendo? Che cosa amo di questo che non sto riconoscendo? E anche una domanda che mi farei, che a me punzecchi abbastanza, è: ma è abbastanza per me? Mm-hmm. Sto vivendo la mia vita al massimo volume. E se non è così, e questa è una cosa bellissima, una cosa che a me piace molto di Gary Douglas, e che parla di se ti svegli la mattina la tua vita deve essere una celebrazione, e ti stai divertendo, e se non stai divertendoti che cosa dovresti scegliere per divertirti? Ok, questa è una domanda che dovremmo farci tutte le mattine, sì. Perché vivere dal pilota automatico e anche dai così dall'impossibilità, no? Dall'universo senza scelta di soldi, salute e denaro, cioè soldi, salute e tempo, magari funziona, no? Magari siamo comprensibili, magari funzioniamo nell'ambiente di lavoro, nella famiglia nella quale siamo. E la domanda che veramente vi invito a farvi è abbastanza per me? Ma a me basta così? Se basta così va benissimo. Come può essere ancora meglio di così? E se non ti basta, che cosa dovresti aggiungere alla tua vita? Che sarebbe nutriente, che sarebbe divertente, che la esponenzializzerebbe di 100 volte, almeno. E come sarebbe farsi questa domanda ogni giorno e che non ci fosse mai un abbastanza al quale arrivi, no? Abbiamo finito. Abbiamo finito, anzi ci sono se c'è domande. Qualche domandina. Vediamo. Qua c'è solo qualcuno che se la ride. Esatto. In silenzio, senza smutarsi. Grazie, grazie a voi. Se volete fare una domanda, uno, due. Avete un tempo? Siamo velocissimi qua. No, basta, siamo già oltre. Ci siamo fermati in autostrada, siamo in viaggio. E sta diventando veramente una sauna qui, quindi abbiamo bisogno di rimettere tutto in moto. Io ho una tolleranza zero di questi 30 gradi adesso. Ok, quindi grazie mille e ci vediamo prossimamente nell'ultimo Zoom, che si chiama? Non ve lo diciamo. Non ve lo diciamo. Ci vediamo fra te. Non abbiamo tempo. Esatto. Grazie mille. Ciao ciao. Ciao.